Risolto? Forse sì, forse no. I dipendenti della Global Service che si occupano delle pulizie al Tribunale di Nocera Inferiore sperano di poter tirare presto un sospiro di sollievo. Sono riusciti ad avere rassicurazioni rispetto al trasferimento del CIG, lo strumento tecnico per elaborare le fatture da inviare al Tribunale Nocerino, dalla Corte di Appello di Salerno. L'azienda potrà quindi tornare, a quanto pare, a fatturare percependo quanto le spetta e di conseguenza, dopo aver riscosso, pagando gli emolumenti ai lavoratori, sia gli stipendi arretrati, che ammontano a 7, sia quelli correnti. Eppure ci sarebbe un nuovo intoppo. Dal tribunale sarebbero partite lettere di protesta all'azienda per un servizio non del tutto efficiente, effettuato negli ultimi tempi, dicono, in maniera non completa. Anche a questo ha risposto il dipendente Carlo Bianchi. Questo problema è stato risolto dal sottoscritto solo dopo aver ricevuto i recapiti telefonici del dottore Andrea Russo della Corte d'Appello di Salerno e del dottore Marino, i quali si sono subito adoperati rispetto all'argomentazione dell'amministrazione che aveva inviato al Tribunale di Nocera Inferiore a costruire il nuovo CIG, che in effetti è un codice telematico che consente all'azienda di poter fatturare al Ministero e allo stesso tempo di poter riscuotere le fatture. Risolto questo problema, noi ci auguriamo che in tempi brevi possiamo riscuotere tutti gli stipendi arretrati, che sono di 7 mesi circa. Oltre quelli correnti. Intanto pare che c'è una voce che circola di possibili lettere di contestazione da parte del Tribunale, è vero oppure no? Sì, c'è qualcuno, voglio dire, che pur non volendo capire assolutamente il problema che in 7 mesi non si riscuote lo stipendio, quindi vengono a mancare le esigenze primarie a tavola e quindi non si può vivere, pretendeva che noi svolgessimo il servizio al 100%. Allora, questo non l'abbiamo potuto fare perché comunque c'era uno stato di agitazione in atto, ci consentiva solo di svuotare i cestini e di garantire la pulizia dei bagni, ma noi siamo andati ben oltre a questo, soprattutto perché ci teniamo che l'azienda non avesse contestazione e che allo stesso tempo, voglio dire, non si ripercuotesse sulla nostra pelle, perché poi diventava come un cane che si morde la coda. Ci auguriamo che queste, voglio dire, seppure in minima parte noi le possiamo prendere come minacce, non vengono assolutissimamente fatte queste lettere di contestazione, perché se no vuol dire che tutto il lavoro svolto da sottoscritto dal dottore Andrea Russo e dal dottore Marino va, voglio dire, non va a buon fine, perché poi l'azienda si vedrà bloccate le fatture che deve riscuotere da 7 mesi con pieno diritto, perché comunque a prescindere da tutto ha garantito il servizio, ha sostenuto dei costi contributivi, dei costi comunque dei materiali per garantire la regolarità del servizio, e quindi a questo punto deve assolutissimamente riscuotere le fatture per metterla in condizione di riscuotere noi non solo gli arretrati, anche i mesi correnti.